Salve a tutti, è stato un lungo cammino, ma siamo arrivati al 12° incontro di questo match mondiale. Tante le pate, ma le emozioni sicuramente non sono mancate. E questa partita potrebbe portarne delle altre, perché è un po' il capolinea. Ora, non è detto effettivamente che sia l'ultima partita di questo match, perché in caso di pareggio si va ai Rapid, poi ai Blitz, poi all'Armageddon, questo mercoledì prossimo. Ma vediamo cosa hanno combinato, se qualcuno ha ancora da sparare delle cartucce. La cartuccia finale, Caruana la spara con il bianco e Carlsen con il nero. Quindi che apertura sceglierà? Ci sarà una rivoluzione totale rispetto a quello che abbiamo visto? No, Caruana gioca E4, quindi presumibilmente Carlsen, se vuole rimanere sul seminato, giocherà una siciliana. Ed è proprio quello che succede. Ormai le rosso limo sono abbandonate, Caruana va per la siciliana aperta con 3d4, cambio, e qui si va tutto paro paro come nelle precedenti puntate della serie fino ad arrivare a questo punto, perché qui ok, il bianco minacciava in c7 l'attacco, nero è stato costretto a cambiare questo cavallo, il bianco riprende con questo pedone che copre un po' il pedone d, quindi strategicamente il pedone di arretrato non è così debole, ora questo cavallo deve arretrare. Finora Carlsen l'ha portato in B8 per poi riciclarlo su queste vie. Stavolta lo porta in E7. È sempre una mossa di ritirata, ma attacca subito questo pedone. Di contro però c'è che sono un po' tarpati donna e alfiere nero. Ad ogni modo questa è una variante piuttosto giocata, non quanto quella con cavallo B8 però. E difatti qui si prosegue con C4. Mossa che va a rinforzare il centro, rinforza questo cavallo. C'è l'idea di portare la donna in A4 magari, se è aperta la diagonale, eccetera. Cavallo G6, quindi questo cavallo viene tolto subito di mezzo. C'è bisogno di sviluppare pezzi, quindi non può stare lì. Da questo punto verrà rediretto possibilmente verso un attacco sulla rocco corto. È probabile, o comunque sostiene in qualche modo il centro se il bianco volesse fare un po' il galletto con i pedoni. Ed ecco, Caruana approfitta subito un donna A4. E qui la situazione tattica comincia già a sfavillare, perché qui si minaccia ad esempio cavallo C7, che è uno scacco doppio, e come sapete gli scacchi doppi bisogna muovere per forza il re. Ok? Perché se toccasse al bianco cavallo C7, il re nero è attaccato sia da cavallo che da donna, quindi non c'è verso di rimuovere entrambe le minacce. Nero sarebbe costretto a spostare il re, dopodiché viene fatta fuori la torre, quindi chiaro, non deve prendere provvedimenti. Non c'è cosa migliore di alfiere D7, perché questo sembra inchiodare il cavallo sulla donna. Quindi cosa è successo? Il bianco ha perso tempo? Si minaccia ad esempio a 6 per rimuovere il cavallo e poi far fuori la donna. Caruana risolve il problema con donna B4. Difatti l'interposizione di questa alfiere blocca la difesa della donna e ora ci può stare questa cattura. Ora vedremo che potrebbe essere pericoloso, perché il cavallo rimane inchiodato, ma in realtà il bianco ha buon gioco comunque a catturare in di sé col cavallo. Vedremo una variante leggermente più avanti. Ecco quindi che il pedone viene difeso spostando l'alfiere in F5, cosa che porta anche fuori l'alfiere campo chiaro. E ora Caruana gioca a 4. Ok, mossa che in qualche modo preclude dal rocco corto al bianco, comunque rende meno sicuro, ma si prepara a avanzare il pedone per attivare la torre, magari scalza proprio questo cavallo, in questa variante può essere utile, visto che insomma questo cavallo è stato impudemente posto in G6, potrebbe costare un tempo al nero. Ora, che si può fare? Si può provare a scacciare il cavallo avversario, perché questo è abbastanza fastidioso doverlo tenere a guardia di G7, ma il bianco risponde per le linee con H5. Dopo questo cambio il bianco minaccia di catturare con scacco. Quindi qui effettivamente si può catturare di pedone, bene non catturare d'alfiere, perché l'alfiere insomma, probabilmente dovrà rientrare per difendere sullo scacco. Non si può anche difendere di donna, quindi comunque l'alfiere sta qui per evitare che il re debba portarsi fuori a difendere la donna troppo presto. Ad ogni modo Carlsen varia. E qui gioca una novità. Ha spinta in H5 ed era probabilmente una novità preparata, perché ha continuato anche dopo questa mossa a giocare molto blitz, quindi perdendo pochissimo tempo, mentre Caruana ha cominciato un po' a zoppicare.
Ok, che succede qui? Viene giocata a donna 4, quindi sembra una ripetizione di mosse, c'è sempre il solito problema dello scacco doppio. Quindi qui unica è rientrare d'alfiere. Coprire di donna per mantenere l'alfiere sviluppato sarebbe un errore gravissimo. Proprio perché la donna resta inchiodata sul re, quindi sul cavallo c7 non può difendere. È scacco doppio, quindi... Cioè non è scacco doppio, ma si dà scacco col cavallo, ma non può essere preso di donna. Per cui va spostato il re, ad esempio in D8, dopodiché si cambia le donne per evitare che il bianco perda la propria. E qui si prende di re o d'alfiere, però poi il bianco si pappa la torre. Quindi nero deve rientrare con l'alfiere. E qui Caruana ripete. E già a molti veniva un brivido, non vorranno mica pareggiare ora. Infatti c'è da stare attenti, perché qui c'è la solita minaccia. Sul pedone di 6 la donna nera deve difendere dallo scacco in c7, quindi come fare? Se il nero prova a sviluppare, c'è cavallo per d6. Ora questo cavallo sembra inchiodato, però il problema è che è scacco, quindi il re si deve spostare intanto. Dopodiché si può provare, bianco prova a difendere con c5, e se questo pedone rimane lì, poi non ha più problemi, ha guadagnato un pedone fondamentalmente. Ecco perché però il nero può giocare b6 cercando di riaprire per ottenere un attacco su un cavallo inchiodato sulla donna. Però il cavallo si sposta e difende il pedone. Ora, qui effettivamente si può giocare b per c. E il problema è che ora se il cavallo magna, poi il cavallo può darsi che si perda perché rimane inchiodato. Quindi il nero può provare ad attaccarlo oppure può guadagnare... strategicamente con altre mosse più posizionali. Però la mossa consigliata qui, viceversa, è donna c4, che difende questo pedone. Ora si minaccia davvero di attaccare il pedone c5, però torre c8 difende. Il problema è che ora il bianco ha ottenuto un pedone passato che può essere pericoloso e ha fatto spostare il re in f8, che non è proprio la casa più ottimale. Comunque una partita potrebbe essere ancora giocabile per il nero anche così. In ogni modo meglio alfiere f5. E qui effettivamente se Caruana avesse riportato la donna in a4 si sarebbe forse anche chiusa la partita in parità per ripetizioni di mosse. Sarebbe stato veramente eclatante. Ecco quindi che Caruana cambia strategia, gioca alfiere 3. Ok, l'idea quella di attaccare a 7, eventualmente appoggiare un avamposto su b6, un po' come in altre varianti che abbiamo visto, sempre con Caruana con il bianco, un buon cavallo. La differenza qui è che l'alfiere campocaro non ha problemi di sviluppo, è già fuori, quindi l'attacco del cavallo sull'alfiere conta poco, però magari conta quello sulla torre, e soprattutto il controllo della casa c8, perché da lì la torre attaccherebbe c4. Ora un'altra idea che poteva avere il bianco, poteva essere promettente, poteva essere alfiere g5 perché attacca la donna. Ora qui è vero, sembra che si possa spingere f6, ma poi l'alfiere campo oscuro rimane veramente sacrificato dietro i propri pedoni. Per cui è plausibile che il nero debba spostare la donna qui. Ok, e tra l'altro mantenere la difesa su questo pedone attaccato. Quindi l'unica è donna b8. L'altra alternativa, viceversa, è frapporre l'alfiere. Qua il bianco cambia. Dopodiché, se si vuole mantenere questo pedone, si può prendere di re, però il re così un po' accentrato non è piacevole. Il bianco può continuare ad attaccare cercando di aprire le linee. Ok, ecco perché donna b8 qui è quasi forzata. A cui ora però il bianco finisce un po' le cartucce. Che può, vabbè, fa una mossa come g3 per cominciare a difendere h4, eccetera. Per ora viene il controattacco del nero. Prima si rimanda cavallo in c3, poi alfiere e7 cercando eventualmente il cambio. Qua l'alfiere si riporta e donna c7. E vedremo che più o meno si raggiunge questa posizione anche qui, come vedremo verrà ottenuta pure in partita. Notate l'alfiere 3, eccetera. E fondamentalmente cambia molto poco. Questa è una partita che è stata apparentemente giocata da Stockfish in realtà, quindi non è proprio una novità assoluta, è una novità per gli umani, e sembra che Carlsen sia ispirato a questa. Ok, quindi alfiere 3 qui di Caruana, abbiamo detto, e dopodiché a 6, quindi
come nella variante abbiamo visto, si scaccia il cavallo, chiaramente non andrà in A3 perché poi rimane chiuso nell'angolo, quindi cavallo C3, donna C7, questa donna libera la torre. Allora un'idea potrebbe essere anche portare il cavallo in D3, quindi un pericolo aggiuntivo, non che per il momento funzioni, ma magari il bianco è costretto a cambiarci l'alfiere, dopodiché quest'altro alfiere del nero in D3 impedirebbe la rocco corto e comunque sarebbe un po' fastidioso perché attacca pure C4 insieme alla donna. Ok, quindi si prosegue con G3 proprio per bloccare questa entrata del cavallo e cominciare a difendere meglio H4. Le case chiare qua sul lato di re cominciano un po' a scricchiolare, ma c'è l'alfiere del bianco che per ora fa la guardia. Un'altra idea che poteva avere qui il bianco viceversa è proprio puntare alla casa B6, come avevamo già visto, e un'opzione poteva essere ad esempio cavallo A4 qua in B6 sostenuto da alfiere e donna. Però il nero intanto si sviluppa e quello che ottiene il bianco dopo cavallo B6 è semplicemente spostare la torre. Ora sembra si possa fare qualcosa con donna A4 perché dà scacco a re e grazie al cavallo non c'è granché modo di difendere, però re F8 è un'opzione buona di difesa. E ora già il nero qui, il re è abbastanza tranquillo, magari la torre si potrà sviluppare per questa via. Sembra quasi che il nero abbia vantaggio di sviluppo, a parte questo posizionamento del re che potrebbe arrecare qualche dubbio, ma diciamo che il nero non sta proprio malissimo. Ecco, quindi comunque Caruana gioca G3 qui, come abbiamo detto. E si continua con Carlsen che gioca alfiere 7, sviluppo. E ora che fare? Caruana prova a giocare F3. Questo un pochino tarpa le ali a questa alfiere, inoltre permetterà, piuttosto che giocare il cavallo qua in B6, probabilmente l'idea di Caruana è quella di giocarlo in E4, per eventualmente avvicinarsi anche al re dal centro, che potrebbe essere abbastanza utile. Però, cavallo F8, d'altra parte, visto che il bianco sembra abbandonare il lato di donna, ora questo cavallo potrà viceversa piazzarci. E il problema è che qui ancora non si sa dove il re bianco andrà a infilarsi, magari proprio sul lato di donna con la rocco lungo potrebbe essere molto utile questa variante. Inoltre si libera questa casa, l'alfiere potrà rientrare, eventualmente vedremo a che serve dopo. Cavallo E4 come previsto, bianco controlla la casa G5, non che questo sia un grosso problema per il momento, perché evidentemente il nero vuole arroccare corto, quindi è plausibile che anche se ci piazza un cavallo poi venga cambiato l'alfiere in G5 del nero dovrebbe arrecare pochi danni, perché insomma non è detto che queste case siano così importanti. Poi dopodiché ci potrebbe anche sparare un pelone in faccia, visto che l'alfiere che è un po' più scuro magari è stato cambiato. Comunque cavallo D7, il cavallo del nero si appropinqua verso C5 e ora alfiere D3, altra cosa resa possibile da questo cavallo, libera la casa retrostante. Ora sembra un po' un controsenso perché ora qui il cavallo sembra inchiodato, tuttavia sono n modi per liberarlo e ne deve stare attento, perché un'inchiodatura non propria, cioè non assoluta, può diventare uno scacco di scoperta ai propri danni, quindi attenzione. Carlsen arrocca, ho detto arrocca, e Caruana gioca una mossa strana, torre H2. Però può essere utile perché ora questa torre può spaziare su tutta la traversa e andarsi a opporre alla colonna C, dove il nero è probabile possa attaccare in forze. L'altra idea per svilupparsi che poteva avere il bianco viceversa senza arroccare subito è donna D2, con una batteria che si sviluppava su questa parte. Dopodiché torre AC8. Torre C1 comunque avrebbe potuto in qualche modo difendere dall'arrembaggio della donna. Ad ogni modo, torre H2, torre AC8, quindi si fa pressione qui, c'è minaccia di spingere, eccetera. Nonostante ciò, il re bianco può arroccare lungo perché ha la copertura della torre in arrivo. Se non avesse spostato la torre, sarebbe una mossa avanti, ma dovrebbe perdere un tempo a spostare il re e poi un altro tempo a spostare la torre, quindi sembra più rapida questa versione. E non si sa mai che si apra qualcosa sul lato di re, di modo che le torri possano velocemente raddoppiarsi e attaccare. Ok, alfiere G6. È arrivata la mossa che si voleva ottenere da quando si è spostato il cavallo.
e l'idea è quella di spingere F5, fare pressione su questo grumo di pezzi bianchi al centro. Caruana non ha granché di meglio per evitare la spinta. Si porta la torre in C2 e almeno stoppa un pochino gli interventi del nero sulla colonna C. Ecco che per l'appunto viene giocata la spinta qui F5. Un'altra alternativa che poteva avere il bianco forse era cercare di spostare il re dalla colonna. Però comunque F5 arriva. Dopodiché cavallo G5 è un'opzione abbastanza offensiva anche se il cavallo può essere cambiato. E ora qui probabilmente converrebbe forse prendere di pedone. Se si prende da alfiere, il fatto è che si lascia un po' di iniziativa a questo cavallo. Ad esempio cavallo B6 attacca, perché qua c'era l'alfiere, lo mangiava. Attacca ad esempio C4, può essere pericoloso. Il bianco può difendere con bite, torre A8. Magari il nero ora ha buone iniziative e buone strategie d'attacco da portare avanti, visto che insomma questa struttura può darsi che scricchioli e i pedoni possono crollare. Comunque, niente di tutto ciò, torre C2 sembra un pochino più efficace come difesa. Arriva comunque la spinta F5. E qui c'è una scelta perché questo cavallo ha da muoversi. Si può scegliere di muoverlo avanti. Ora qui c'è da stare attenti perché dopo alfiere per G5 conviene presumibilmente prendere di pedone. Proprio per evitare complicazioni su cavallo C5, difatti con questa alfiere ora si può eventualmente far fuori il cavallo. Perché viceversa, se questa alfiere veniva ripreso da alfiere, poi cavallo C5, ci sono vari giochi tattici del nero che prevedono ad esempio la spinta B5, se la colonna si apre c'è cavallo per D3, per esempio, che è uno scacco e apre l'attacco della donna nera su C2. Per cui ad esempio se qui il bianco gioca F4, spinta B5, ora effettivamente prendere non è molto salutare perché segue cavallo per D3, dopodiché la donna entra in C2, ma come minimo si perde la donna bianca, ok? Vabbè, non puoi giocare torre per D3 perché c'è il matto. Abbastanza chiaro anche per gli spingilegno come noi. Quindi Caruana prova un'altra via, cavallo F2, che sembra però molto più passiva. Perché questo cavallo, ok, ora difende bene punti della nevralgici della metà campo del bianco, ma rimane un po' lì e non si sa far bene cosa. Ecco che il nero ora passa a cavallo C5. Qui si poteva pensare di lasciare la coppia degli alfieri, cambiandola sul cavallo, però donna per C5... Donna per C5, torre per C5, comunque il nero continua a far pressione, c'è l'opportunità di raddoppiare, eccetera. Per cui viene giocata comunque F4, un tentativo di che modo far fuori questa struttura di pedone del nero, indebolire il cavallo C5. Ora è vero che qua si poteva spingere subito in E4, e già questo insomma fa capire come la posizione strategicamente fosse abbastanza in mano al nero qui. Però Carlsen prima anticipa con la spinta A5, vuole dare fastidio a questa donna. Anche questa mossa accettabile perché la donna deve ritirarsi in D2, questa è stata giocata effettivamente in partita. Un'altra alternativa che si vociferava era la spinta B5, proprio cercando di forzare ad aprire questo pedone. Ora qui conviene far fuori il cavallo, dopodiché D per C sembra che il bianco ottenga un pedone passato, ma la situazione degli altri pezzi è pessima perché la donna si deve ritirare, dopodiché ad esempio E4, l'alfiere si ritira, tutti i pezzi del bianco sono compressi e può darsi che il nero qui riesca a sfondare con buoni attacchi. Per cui comunque prima A5 va bene uguale, donna D2. Attenzione a non esporre la donna, tipo donna B5, segue alfiere 8 e la donna cade. Per cui donna D2 e ora è 4, quindi Carlsen prende il proprio bottino. Tutte queste ritirate fanno sì che i pedoni del nero avanzano, guadagnano spazio e il bianco perde tempo a ritirare pezzi. Sempre qui alfiere 2, ora tiene un occhio su H5.
E qui ora il Nero deve capire un po' come sviluppare gli alfieri, perché sono un po' chiusi, specialmente quello campo chiaro. Per cui prima cosa alfiere 8. Si prova a dare un'occhiata su queste diagonali. Tra l'altro attenzione perché qui c'è questa possibile infilata sulle torri. Ora, il bianco ha bisogno di sicurezza, sposta il re in B1 e neutralizza in parte gli attacchi su questa colonna, però è chiaramente un tempo speso. Permette al nero di giocare intanto alfiere F6, l'alfiere campo scuro è piazzato sulla diagonale più ottimale, dà proprio addosso al re avversario. Torre 1, si toglie questa complicazione di possibile infilata da parte dell'alfiere. A questo punto potrebbe essere comunque giocata alfiere A4, molto attiva, attacca la torre. Qui bisognerebbe spostare la torre, probabilmente la variante migliore, però il nero comincia comunque ad attaccare con B5. Non è ben sostenuto dall'alfiere. Se per esempio si prova a prendere c'è donna B6. E ora il nero attacca questo pedone, il bianco non lo può difendere perché sembra strano, ma così è. Si può solo provare a fermare l'attacco, perché una volta che questo pedone viene fatto fuori, poi l'attacco su B2 diventa micidiale, anche grazie a rinforzi posteriori. Per cui unica alfiere D4 per cercare di bloccare, alfiere per donna poi alfiere per B5, e comunque l'attacco del nero continua, perché ci potranno andare anche le torri, eccetera. Cioè, situazione non proprio facile da gestire qui per il bianco. Peggio che mai se su alfiere A4 si risponde B3, perché qui proprio il nero ha l'opportunità di sfondare tutto. Segue il sacrificio alfiere per A per e cavallo per B3, con attacco sulla donna, quindi va salvata. E guardate bene, ha una casa sola, non è che ci sia tanto da pensare qui. Donna D1, spinta A4, questo cavallo diventa una bestia totale. I pezzi del bianco sono abbastanza inguardabili. Ora si potrà entrare per esempio di donna, eccetera, provare varie opzioni per entrare, andare a torre, provare a spingere il pedone, eccetera. Insomma, il re bianco sta messo veramente male ed è bloccato anche nella fuga dalla presenza del cavallo. Carlsen invece non gioca alfiere A4, ma A4 direttamente di pedone. E difatti l'idea di spingere questo pedone è andare in qualche modo a minare le ultime difese del re bianco per poi entrare con i pezzi tipo torre e donna. Qui però trascura un piccolo particolare. E infatti si è pentito un po' di questa mossa. Il bianco può rientrare un po' in difesa con donna B4 nuovamente. Ora non è più il pedone in A5, quindi la donna può tornare qui. Tiene d'occhio questo pedone, quindi magari si può minacciare di catturare il cavallo e poi far fuori il pedone per alleggerire la pressione del re, eccetera. Ora è vero c'è ancora questo alfiere che difende, però qualora magari il bianco attaccasse il pedone con un altro pezzo. Ecco che quindi viene giocata G6 per coprire questo pedone e lasciare più libertà all'alfiere. Caruana però può giocare ora torre D1, non c'è più pericolo di questa infilata e ora la torre è in una posizione un pochino più attiva. Magari in certe varianti poteva capitare che questo pedone potesse essere preso perché il pedone C era inchiodato, ad esempio l'attacco di questa batteria sulla torre C2 o varianti simili. E Carlsen prosegue con torre A8. Ora Caruana è rimasti poco più di un quarto d'ora di tempo sull'orologio e praticamente è rimasta a pensare per diversi minuti, 6 o 7, praticamente si diceva che cazzo, che diavolo succede. Alla fine stringe la mano a Carlsen, qualcuno addirittura ha pensato che avesse abbandonato, perché da parte la posizione qui è direi in vantaggio del nero, meno strategicamente. In realtà era Carlsen che dopo torre A8 aveva chiesto patta. Ed è questo il vero colpo di scena di questa partita. Nessuno si aspettava da Carlsen una cosa del genere. Difatti, se notate, struttura pedonale del nero più avanzata possibilmente. Questo pedone, ad esempio, in E4 è passato e può essere molto pericoloso. Ora, è vero, cambiando su C5 magari anche il bianco poteva ottenere il pedone di passato e potrebbe essere questo magari un contro di questa posizione, però anche dal punto di vista del re, il re bianco può subire vari attacchi mentre il re nero è più al sicuro, quindi c'erano tutti i presupposti per un'altra delle strizzate di Carlsen, cosa che viceversa
un po' ci ha negato. Ok, ci sono diverse considerazioni da fare. Innanzitutto, questa richiesta di patta di Carlsen ha fatto un po' tutti sorbassare sulla sedia, soprattutto un giocatore che nel 2014 nel match contro Anand aveva portato una partita strapatta di finale cavallo e torre contro torre fino alla 122esima mossa, roba che cioè lo stavano per abbattere con un fucile di precisione, lui andava avanti nella speranza che so venisse un collasso ad Anand o qualcosa del genere. Stavolta invece una posizione del genere chiaramente strategicamente in vantaggio, con Caruana pure praticamente in Zeitnot, e va a chiedere la patta. Non so se questo sia effettivamente un sintomo della propria sicurezza nelle rapide, nelle blitz, cosa che potrebbe anche ritorcersigli contro. Non so se vi ricordate quando ha fatto il segno del silenzio contro gli Aether e poi da una partita vinta è andato solo a pareggiare proprio contro Caruana. O non so cosa, paura di rovinare tutto, stanchezza, non lo so. Idem per Caruana, che è sembrato un tantino più appannato e chiaramente avendo ottenuto col bianco una posizione un po' svantaggiata, ci ho dovuto probabilmente anche un po' di impreparazione in apertura, perché stavolta è Carlsen che ha tirato le redini del gioco. Però anche Caruana mi sembra un tantino in remissione. A questo punto, a forza di dire patte noiose, le patte noiose alla fine in queste ultime due partite sono arrivate davvero. E vi tocca beccarle. L'avete chiamate e sono arrivate. Ok, quindi, punto della situazione. Martedì, giorno di riposo, e poi mercoledì finisce, perché si deciderà chi sarà il nuovo campione del mondo. Ci saranno 4 partite da 25 minuti più 10 secondi. In caso di parità alla fine di queste 4, poi delle coppie di partite blitz da 5 più 3, a colori ovviamente invertiti. Al massimo verranno ripetute 5 volte. Se alla fine ancora si finisce in parità, allora ci sarà questa Armageddon in cui il nero ha un minuto in meno, ma se patta vince comunque il titolo di campione del mondo. Ok gente, a questo punto riposiamoci, perché mercoledì ci aspetta la finale di questo grande evento. A presto e ciao ciao.